Benvenuti a tutti ragazzi sul canale, io sono Pichè, sono qua sempre con Valdez is not dead. Vai così, passa. Siamo finalmente arrivati a un nuovo capitolo. Come vedete i livelli non sono sbloccati, perché non li ho sbloccati nemmeno io. Quindi da qui in poi sarà tutto nuovo, anche per me. Bla bla bla, beh, Itachi Kisame si fia. Ah, figo, adesso finalmente appare Itachi, vai! Sì, Itachi, Uchiha Itachi. Minchia, meno male, non ce la facevo più a vedere Sasuke. Sappiamo tutti che Itachi è più forte. Beh, non dell'attuale Sasuke, l'attuale Sasuke lo picchia selvaggiamente, però... Beh, sì, cioè... Sto leggendo un attimo anch'io la prefazione. Comunque c'è... Itachi ha sempre avuto il suo impatto come personaggio, diciamo. Poi man mano Sasuke ha imparato a superarlo. Anche tu pensi che la maestra Kurenai abbia un occhio che sia la forma precedente allo Sharingan? Perché... è un occhio illusorio rosso, ma non ci sono le Tomoe. Sì. Oh mio Dio, in questo gioco c'era Kurenai. Sì, nei primi sì. Che poi il bello era che Itachi non aveva bisogno di disattivarlo, lo Sharingan, lo teneva quasi sempre attivo. Sì. Mentre invece Sasuke a volte lo... Sasuke è un bambino, dai, cioè nel senso... Sì, ma anche più avanti... Nonostante il tempo che è passato, lo disattiva ancora di tanto in tanto. Allora, Sasuke lo Sharingan normale lo mantiene ben poco. Perché comunque, oltre alla sfida con Naruto e tutta la parte di Shippuden, usa lo Sharingan normale solamente per l'allenamento con Orochimaru. Ne sto prendendo tantissime mentre che parli, scusami. Aia, tantissimo dolore, tantissimo. Che sta facendo? What is this? Ok, sono un po' confuso. Aia, mi sta arrivando addosso qualsiasi cosa. Porca puttana! Itachi è di buon umore. Sì, mi sta massacrando sinceramente. Questa volta ti ho centrato io, mi dispiace. La mossa con cui Kakashi uccide Rin. Sì. Che poi c'era un motivo che viene. Sì, Madara! Ok. No, non tocchiamo l'argomento Madara, sono ancora scosso dalla morte di Madara. Okay. La peppina. No, l'ho mancato. Centrato in pieno, mi dispiace. Aia però, che Cristo! Mi sto. Porca puttana! No, adesso ti ho centrato, mi dispiace. Sei fatto un culo. Povero, mi fai tenere. Olle! La miseria, ci ho messo un pochettino, però adesso ti ho centrato. Whee! Yahoo! Bam! Sì, anch'io ho fatto così stamattina per farmi promuovere. Chidori! Perché ti metti le mani nel naso? Grazie per aver dovevo, dato... Dovevo, te lo dovevo con i fan, cioè... Grazie, fan fact che speravo non venisse scoperto, vabbè. Però c'ho il naso tappato. Anche durante la notte mi si tappa, non lo so perché non riesco a respirare. Oh. Io ho la testa sul cuscino e mi si tappa il naso. Una narice. Succede anche a me. Devi dormire sdraiato, non di lato. Non riesco a dormire a modello morto con la testa verso il soffitto. Mi sta venendo la starnutire, tra l'altro. Aspetta. No, forse non mi viene da starnutire. No, che esce il 9 code. Oh, fantastico, ho sbloccato dei nuovi personaggi. Faccio un taglio, aspetta un attimo. Fai un giro per Konoha nel frattempo, che recuperiamo un po' di oggetti. Ci vediamo dopo che abbiamo finito il tour turistico. Eccoci tornati, ci siamo fatti un giro. Gai contro Kisame. Io direi the first round. Perché più avanti c'è stato il secondo round
In quei gang non si ricordava nemmeno chi fosse Kisame. Esatto, oddio, è vero? Vabbè, piano. Vabbè, tanto per farlo leggere a loro, non tanto per... Maestro delle sue super C. Un mostro e una strana creatura. Che cosa? Ah, ok, ah. La spada... Sì. Lui lo chiama pelle di squalo, ma in giapponese com'è che si chiama? Era un ricordo. Ehi, vai con calma. Yes. Muori. Oddio, quanto fa danno. Quanto danno, tantissimo. Lì ti ha fregato di brutto, amico. Oddio, la mossa di Guy. Ok. Oddio. Non ne concepisco il senso. Guy, sei un cazzo di mito. Sei un mito, Guy. Sei un grande, quel uomo è un mito. Vabbè, bella, questo attacco è stato di stile proprio. Fermo immobile, bam, muori. 30. Io utilizzerei la carta per abbassargli l'attacco. Si difende. Bello come l'hai schivato così. Grande Azuma. Grande intervento. C'è un raggio di attacco questo uomo. Che cosa? Ma che cosa? Cosa? Ma perché? 7 minuti e mezzo. Guy Maito. Non mi ricordavo il cognome Maito di Guy. Guy. Devo recuperare delle pergamene da Iruka? Mi sa? Mi sì. Non farlo durante il video. No, lo faccio fuori. Ciao, spariamoci una terza battaglia che ci siamo, vai. Yeah, evviva. Oh, forziere. Forzieri scompaiono se parto con un'altra missione. Ma scompare il forziere se non lo recupero subito. Vabbè, allora. O almeno non credo, vabbè. Una noce dorata, quella che mi serve per il ciracco. Buono. Buona cosa. Ciao, che poi dopo fuori dal video facciamo un po' di missioni secondarie così ce le troviamo. Quanto siete fortunati voi che non le dovete fare. Che non ve le dovete assorbire. Ma a me non dispiace farle. Io le odio. Più che altro mi dà fastidio doverle fare due volte. Per portarle a termine al 100%. Vai. 50, vinci con almeno 50% del chakra residuo. Mamma mia. Vai. Anche perché è uno degli allievi, se non l'unico, che ti ha veramente poi portato dei risultati efficienti. Sì, è vero. Allora, lui ha avuto Minato, Nagato e Naruto. Il punto è che Nagato non ha mai ha tentato, ma poi creando l'organizzazione Alba si è perso per colpa di Obito.
Invece Minato ci ha messo 14 anni per imparare Rasengan. Oddio, sì! Sì! Combo Mega Galattica! Vai così, 15! Arrivo! No, l'ho mancato, non ci posso credere. No, niente. Oh no. Cazzo! Ho perso. Non ho chakra residuo al 50%. Sono un pezzo di merda. Sono un grandissimo pezzo di merda. Sì. Lo so. Lo sapevo. Tocca a te. Accidenti, che figura. Non pensavo consumasse così tanto, sinceramente. Ho fatto un errore di calcolo nel chakra. Ops. Mi sa che non ti conviene finire con la mossa suprema. Ti conviene fare... Se premi cerchi lo puoi attaccare con lui. Vabbè. Vai. Boom. Piantato. Che poi nei successivi numeri, oltre il 2, hanno messo le tecniche da sostituzione contate, cioè non puoi più andare a babbo morto con le sostituzioni. Ma neanche qua puoi andare a babbo morto, qua a malapena ci sono. Vabbè, ci sono se le sai usare. Io andrei di arte magica piuttosto che niente. Mancato. No, oh, che sfida. Non usare altro chakra. Che palle sta cosa del mezzo caricatore di chakra. Vai così. Va tutto a gonfie vele. Dai, ce ne sta un altro. Ce ne sta un altro, il mio riscatto. Vediamo se ci riesco. Dopo sto fail. Mi pare ci sia Tsunade e Naruto. Ah, beh, è stato un bello scontro quello. A parte che è finito subito perché... cioè, il tocco. Stank! Per un bambino. Però minchia, gli ha piantato un dito in mezzo alla fronte e l'ha sparato in orbita. Oh, un'altra missione secondaria. Dov'è? Ah, ecco. Vada. Incontro fatale. Bla bla bla, e c'è che il Tsunade deve affrontare. Ah, Sasuke contro Itachi. Che figo questo scontro. A parte che anche questo non è durato per niente. Cioè veramente, anche perché arriva Sasuke, fa tutto lo spaccone. Cioè tipo, Itachi lo... prima gli schiva la mossa con una fatica fotonica. Poi lo prende per il collo e lo appende al muro. Cioè... oltre ad appenderlo al muro gli usa pure l'ipnotico, lo impasta lì praticamente. Soltanto l'anticipazione di qualcos'altro. Ah, c'ho il supporto di Naruto.
Che fratello amorevole, Itachi. Che poi vabbè, si scopre sì, più avanti. Si scopre più avanti, guardalo adesso però. Madonna quanto mi ha schivato malissimo. Aia. Col coltellino mi ha preso. Cazzo. No, io non farti battere. No, no, no. Ah, porco zio. Più che altro mi sta smerdando il fatto che... Ah! Niente. Madonna, ma che sta facendo quest'uomo? Corre come un pazzo. Vieni, vieni. Pam! Questa te la sei cercata, però, mi dispiace. Che fail! L'utilità di Naruto. Sì. Questo è stato utilissimo quella mossa, mi hai visto l'utilità di tutti i pori. No, cosa ho combinato? Ho sbagliato tantissimo. Non devi attivare il Super Saiyan, eh? No, che quando fai triangolo, triangolo diventa tutta la luce. Ah, mi ha centrato male. No! Porco Simo, che ti succede? Lo so, oggi non fa. Perché devi premere i tasti anche per i tacci? Non l'ho schivato? Ti ha fregato? Ah, ecco. Calma lì, porco zio. Madonna, combone combinato. Porco zio, se non riesco a prenderlo. Niente. Oggi proprio ci mettiamo una pezza perché veramente non sono in... Ah, porca puttanazza. Zozza vercia. No! Ah, pappanculo! Niente da fare. Sono una prana oggi. Basta ragazzi, mi ritiro, vado bene. Merda. Mi sento umiliato, posso dirlo. Riprovo io. Boom. E tu ci vai violento con le con le mosse finali, io cerco di andarci con quel con le combo normali. Quindi tra virgolette mi frego. A parte che ha una velocità fotonica il tuo nemico in questa circostanza. Schivato qualsiasi cosa. Merda. No. Si schiva più facilmente adesso. Stileni di merda. Oh. Stileni di merda. Stileni. Bom. Davvero, ma viaggia come un missile quest'uomo. Sasuke 2 metri in più con il Chidori, non ti fanno male, eh? Ma guarda che mi sa che più lo carichi... Muori, testa di più lo carichi, oh, più è efficace. Boom! Olle! Come anche finale di stile, direi. Niente ragazzi, titolo di questo video: Valdez è più forte di me. Con gli Uchiha sì. Ok. Niente ragazzi, l'episodio finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Spero che una volta tanto che vedete perdere me vi siate divertiti.
Se vi sono piaciuto, ricordate sempre di lasciare like, commenti, sharing e tutto. Iscrivetevi alle pagine Facebook, link sempre in descrizione del video. Ragazzi, tenerezza portami via, mettete qualche mi piace. Sto povero Cristo mette troppi video, si aspetta qualche mi piace, mi capite? Già che arrivano, già che arrivano. E so che arriveranno, ragazzi, ci rimango fiducioso. Restate connessi nel frattempo, quindi ciao ciao!